Abbiamo in collegamento telefonico per condividere analisi e prospettive di questo voto europeo il vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, che salutiamo, ben trovato. Buonasera. Buonasera Filippo, buonasera, Giovanni Scandiffio. Oh Giovanni, ciao. Partiamo subito, come abbiamo fatto di rito anche con i suoi colleghi di partito, ma non soltanto, anche con gli altri rappresentanti politici intervenuti in trasmissione fino ad ora, con un'analisi di questo voto, una riaffermazione del Partito Democratico in modo netto, incontrovertibile. Qualcuno ha detto ha vinto la speranza sulla rabbia. Lei cosa dice a tale proposito? Beh, sicuramente è così, sicuramente ha vinto la speranza sulla rabbia e Grillo ha pagato per aver accentuato i toni, ha impaurito gli elettori perché la sua proposta politica non era chiara e viene rimproverato anche il fatto di non aver consentito l'avvio di un governo di cambiamento in Italia. Grillo aveva in mano uno straordinario potere, aveva la possibilità di cambiare il corso della storia nel nostro paese e ha rinunciato a farlo perché è stato fortemente condizionato dal suo egoismo, dalla sua pulsione diciamo di natura personalistica, dal suo disprezzo per l'interesse generale, e quindi ha detto: io devo mandarvi a casa tutti, devo distruggere tutto e assumere direttamente il potere, farò nominare i ministri dalla rete, insomma tutte le sue proposte. Quindi ha rinunciato a contribuire a cambiare l'Italia e l'elettorato, diciamo, questa sua decisione evidentemente non l'ha condivisa, perché noi abbiamo bisogno di costruire, non solo di distruggere, anzi quando serve cambiare non serve distruggere, anche quando il cambiamento è radicale, forte. Grillo invece ha dato la certezza agli elettori di voler distruggere per affermare il proprio ego, per affermare la propria rabbia, per affermare una propria visione che non è capace di governare problemi complessi, processi complessi. Il mondo non è semplice, come non c'è il bianco e il nero, ci sono le sfumature che bisogna saper leggere, bisogna saper governare. Quindi paga per questo. Ecco. E ora verrà abbandonato dai suoi. Io sono profondamente convinto che i gruppi parlamentari subiranno modificazioni profonde nel corso delle prossime settimane. Lo dico non in ragione di una conoscenza degli orientamenti dei deputati e senatori del gruppo 5 Stelle, ma osservando le dinamiche politiche. Con Grillo rimarranno quattro fanatici inconcludenti che continueranno ad agitarsi inutilmente, disprezzando i problemi concreti del Paese. E altri parlamentari si metteranno in movimento. Chi per cercare uno sbocco politico, per cercare uno sbocco elettorale al proprio impegno politico, che diciamo molti vivono come la vincita di un 13 al Totocalcio, chi invece per convinzione profonda per provare a cambiare questo paese. Anche perché... Quindi... Prego. Dicevo, quindi il gruppo 5 Stelle, il Grillo, ha perso una straordinaria opportunità, paga per questo. Il Partito Democratico oggi viene premiato perché Renzi ha saputo
rappresentare una speranza di lotta, ha messo in campo la voglia di lottare, la voglia di darsi traguardi importanti, di vincere o di perdere per cambiare il paese dal momento che il paese va cambiato, perché anche chi non ha un lavoro, anche chi sta male, sa che non si risolve il proprio problema con il populismo, con la retorica, con la demagogia, ma il problema di chi sta male, di chi non ha un lavoro, lo si risolve creando lavoro. E creare, per creare lavoro non basta esprimere un desiderio, non basta urlare di più, non basta inveire contro tutto e contro tutti, bisogna modificare gli assetti reali. Ecco, senatore. Quindi, prego. No, mi domandavo e ti domando, sono Giovanni, per quel che riguarda questo risultato in particolare del PD e del PD guidato da Renzi, in cuor tuo te l'aspettavi? Devo dire la verità, io percepivo perfettamente che Renzi sapeva interpretare, ha saputo rappresentare una istanza di grande cambiamento. E noi abbiamo questa doppia necessità, cambiare ma sapendo esattamente in che direzione andiamo. Diciamo la verità, alcune scelte sono state segnate da un'attenzione più protesa ad indicare la voglia di cambiamento che ad esprimere la coerenza del contenuto, ma oggi emerge con più forza la necessità di garantire la coerenza dei contenuti del cambiamento, e questo successo elettorale dà a Renzi e al Partito Democratico quella legittimazione politica ed istituzionale che darà ulteriore stimolo all'azione di riforma, all'azione di cambiamento di questo paese. Grazie. Grazie al Ministro Bubbico per la sua analisi politica di questo risultato del voto europeo e buon lavoro. Arrivederci. Grazie, buon lavoro a voi, buone cose.